Amici miei, oggi è un giorno di grande giubilo, è uscita ufficialmente la patch 1.4 per Inazuma Eleven Go Galaxy, Supernova e Big Bang. È la patch più completa che abbiamo al momento, è praticamente tradotta tutta, anche gli NPC, tutti quanti gli oggetti, tutti i consumabili. Tutto è tutto tradotto. L'aspettavamo da tantissimo tempo una patch più completa possibile e finalmente è arrivata. Il team di Genive e il team di Saru si sono uniti, hanno creato il Game Patching Team e hanno rilasciato una delle migliori patch mai realizzate fino ad ora per Inazuma Eleven Go Galaxy, visto che Level 5 e Nintendo se ne sono sbattuti le palle, per dirlo chiaro e tondo. Quindi ora si può giocare al meglio delle possibilità. Ci sono ancora delle piccole correzioni da fare, ma la storia, gli oggetti, i consumabili, è tutto tradotto. Non manca nulla. Per quanto riguarda il download della patch, vi lascio il link in descrizione al sito di Genive, dove appunto troverete la nuova versione della patch, la guida su come installarla, anche se trovate comunque in descrizione e anche nelle schede un video dove spiego come installare una qualsiasi patch su un qualsiasi gioco. In quel video ho utilizzato Yokai Watch, ma va bene per tutti i giochi. E la cosa che più mi fa piacere è appunto non solo che sia uscita, ma anche che finalmente posso portare un let's play completo in italiano. Io l'ho portato solo in giapponese con una traduzione un pochino così che si reggeva su una gamba sola, e quando l'ho portato in italiano in live non l'ho neanche finito perché il gioco era incompleto, mi saltava i dialoghi, non c'erano pause tra una scritta e l'altra, era un po' un disastro. Quindi, ora che la patch è completa al 100%, è fatta bene, è precisa, il let's play può iniziare. Quindi la settimana prossima si inizia. Ma mi raccomando una cosa, ricordatevi sempre che Inazuma Eleven è morto.